Che tragedia, è tutto finito! Guarda, hanno firmato! No! Tra 7 anni niente più dogana! No! No! Mi chiamo Roberto Bussenghi e vengo da Osmate Karate. Ogni mattina vi presenta Bizzarrone, passi la Tucan e vuole il gang a Laura. Manifestazione degli agricoltori venuti da tutto il Belgio, dalla Francia. Colorabbia. A 3 anni dall'ultima manifestazione, centinaia di produttori di latte europei sono tornati a Bruxelles per protestare contro un sistema che sta strangolando il settore. La Federazione Europea non è una cosa che verrà perché c'è una certa logica che porta lì. La Federazione è una costruzione che gli uomini debbono fare. Ed è una cosa della nostra epoca. La linea di divisione tra quelle che dobbiamo chiamare le forze del progresso, che vorranno realizzare cose, e quelle della conservazione non è quella tradizionale, non è più quella tradizionale, ma sarà quella tra quelli che vogliono adoperare quel tanto di potere che posseggono per promuovere la costruzione europea e quelli che vogliono adoperarlo per restaurare invece il vecchio. Un fermento e l'euro lo sta accelerando, cioè l'euro è proprio una molla che sta creando un continente unico. Andiamo bene, proprio bene. Erasmus è stupefacente. Chi non è stato qui a sentire l'intervento del signor Schulz? Strunz! Che mi ha offeso gravemente sul piano personale. Strunz! E gesticolando e con un tono di voce. Strunz! 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 Che quello sì non è ammissibile in un Parlamento come questo. E quindi io ho detto con ironia quello che ho detto. Sapete che mi dico? Sapete che mi dico? Che andate a pia tutte quante nel culo, va bene? Arrivati. No, io volevo saguar libris. Ma che dice quello? Che dice? Spiega, no? Spiega le cose che noi non potremmo capire. Erasmus è formazione. Si sta realizzando qualcosa che mai l'umanità ha realizzato. È rigorosamente vero. Si sta realizzando nella pace, si sta realizzando nella concordia, si sta realizzando senza guerre, si sta realizzando come i grandi padri fondatori dell'Europa avevano sperato quando fecero questo meraviglioso e grandioso atto di fede. Grazie. A Madrano, ha rifatto la foto che sei peggiorato. Erasmus aumenta le competenze. Monsieur le Président, le Parlement parle vote, il va donné dans quelques minutes, ora pris le plus grand poisson de sa vie. E doit le porter encore dans le port. Mais faisons bien attention, parce que des requins seront à tout moment là pour tâcher de le dévorer. Tâchons de ne pas arriver seulement avec une arête. Stiamo tornando a vincere in Europa e vinceremo le prossime elezioni europee. Erasmus è multiculturale. Con l'Europa unita puoi dare un futuro ai tuoi figli. Chi va in Erasmus in Spagna proprio scova Spagna, tutto il tempo. Sì, sì, è vero.
siamo di fronte a un momento in cui l'impressione è che effettivamente la svolta è una svolta che può portarci in una direzione oppure in un'altra. Ma l'Europa è la nostra vita, l'Europa è il nostro futuro, l'Europa è il posto dove noi siamo, dove viviamo, può essere in un modo, può essere in un altro. Vorrei però provare a condividere con voi alcuni argomenti che secondo me vanno usati in questi ultimi giorni di campagna elettorale. E non sono gli argomenti dello spaventare, gli argomenti dell'usare concetti retorici, ma devono essere alcuni argomenti, secondo me, molto concreti. Quali sono le nostre proposte per un'Europa diversa? Perché questo è il punto chiave. Noi rischiamo di farci schiacciare in una posizione in cui quelli che vogliono distruggere l'Europa, cambiarla, sono loro, e noi siamo schiacciati nella difesa di scelte che oggi non sono scelte che noi abbiamo condiviso, che hanno portato la crisi dove l'hanno portata. Abbiamo bisogno di muovere il gioco da questo schema secco. Abbiamo bisogno di essere noi quelli che dicono l'Europa va cambiata, ma perché e dove e come? E vengo alle proposte che secondo me dobbiamo mettere in campo. Sono diverse, articolate, io le articolo così. Due proposte sull'immediato, per cercare di ricostruire un clima di fiducia nei confronti dell'Europa, e alcune altre proposte perché l'economia europea riparta. Le prime due proposte, le dico subito, ci tengo molto, secondo me sono quelle più importanti in questo momento. Perché l'Europa oggi, quando si parla di Europa, normalmente ha un aspetto negativo? La crisi, la disoccupazione che è cresciuta, i deficit, il fatto che la crescita si è calata. L'Europa è associata a qualcosa che è andato male in questi anni. Ma riflettiamoci un attimo, cos'è andato male? Cos'è andato male? Sono andate male due cose, ma sono due cose sulle quali dobbiamo riflettere e soprattutto dobbiamo spiegare bene. La prima, la crisi, da dove è nata? La crisi è nata negli Stati Uniti, non è nata in Europa. Dobbiamo sempre ricordarlo e ricordarcelo, perché la crisi è nata dalla crisi del debito privato, dei debiti privati negli Stati Uniti, è nata lì. Poi il virus è stato passato in Europa e lì è nato il problema. Perché è nato il problema? Perché mentre negli Stati Uniti in 9 mesi hanno risolto la crisi, noi ci abbiamo messo 6 anni a intravedere la via d'uscita. Perché loro in 9 mesi l'hanno risolta e noi dopo 6 anni siamo ancora a faticare? Per colpa dell'Europa? Io dico la frase secca che secondo me dobbiamo avere la forza di dire: per colpa di troppa poca Europa. Per colpa di troppa poca Europa. Perché? Perché negli Stati Uniti hanno avuto istituzioni federali di tutti gli Stati Uniti, un unico presidente, un unico congresso, che hanno potuto in 9 mesi insieme al governatore della Banca Centrale assumere le decisioni che dovevano assumere per risolvere la crisi. Noi in Europa viceversa, perché abbiamo fatto poca Europa, perché gli stati membri si sono voluti tenere le competenze immaginando che questo servisse a chissà che, non abbiamo delegato a quel livello la possibilità di risolvere il problema, e il fatto di non averla risolta a quel livello ha creato che cosa? Prima che arrivasse la svolta dell'inizio della soluzione della crisi, anche qui mettiamoci un po' di orgoglio italiano, che è dovuta all'iniziativa di un italiano, che è il governatore della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, noi ci siamo trovati. Quello passaggio era il luglio del 2012, prima del luglio del 2012, 4 anni in cui si sono sviluppati 27 diverse riunioni del Consiglio europeo. 27 riunioni del Consiglio europeo prima di arrivare a quella decisione. Perché? Perché le nostre istituzioni europee sono così. È come se in un condominio, è come se io abito un condominio di 50 anni, come se tutti e 50 dovessimo essere d'accordo all'unanimità
su come gestire la spazzatura, su come gestire la pulizia, su come gestire. È impossibile, è umanamente impossibile gestire all'unanimità. Il problema dell'Europa è stato questo, che noi non abbiamo voluto dare all'Europa la forza e oggi ci chiedono di avere meno Europa, di distruggere l'Europa. E qui è il punto, primo punto sul quale dobbiamo cercare di dire le cose con forza. E il secondo, vengo alle proposte, noi dobbiamo riuscire a far sì che di nuovo, come quando eravamo più giovani, mettiamola così, si parli di Europa come luogo delle opportunità. Perché noi dobbiamo fare l'Europa? Perché vogliamo fare l'Europa? Ci vogliamo rimanere tutti divisi? No, vogliamo fare l'Europa. Perché vogliamo fare l'Europa? E io vi dico perché secondo me dobbiamo fare l'Europa. Per un motivo molto semplice. Noi abbiamo purtroppo in testa ancora l'idea che il mondo è, come si dice, eurocentrico, che il mondo ha l'Europa al centro. Quando abbiamo le nostre cartine geografiche, abbiamo ancora l'Europa al centro. Pensiamo che l'Europa sia il centro di tutto. Non è più così. Non è più così. L'Europa non è più il centro di tutto, per motivi legati al cambio di sviluppo che è avvenuto nel mondo. Ma se l'Europa non è più il centro di tutto, noi abbiamo due strade davanti, molto semplici. E le due strade che abbiamo davanti sono: la prima è quello di ritardare il più possibile i conti con la realtà, rimanere divisi tra di noi, immaginando che il mondo sia ancora un mondo nel quale i grandi paesi sono la Francia, la Gran Bretagna, la Germania, l'Italia, e poi a un certo punto scopriremo che non è così. Oppure prenderne atto subito e fare una scelta lungimirante sul futuro. Una scelta lungimirante sul futuro. Come facemmo negli anni 50 quando agganciammo l'Europa. Guardate la differenza. Se l'Italia non avesse agganciato l'Europa negli anni 50, fossimo rimasti fuori. Pensiamo che differenza nel livello di sviluppo del nostro paese. Ma allora il punto è tutto lì. E io lo racconto sempre con un'immagine. Un'immagine un po' di classifica, mettiamola così. Quando fu fatto il G7 nel 1975, l'Italia c'entrò un po' così, diciamo all'ultimo di straforo, ma l'Italia c'entrò. E quando fu fatto il G7, come lo formarono il G7? Due criteri: le democrazie e i paesi più ricchi del mondo. E quando fecero l'elenco dei paesi più ricchi del mondo, venne fuori che tra i primi sette, quattro eravamo europei: Francia, Gran Bretagna, Germania e Italia. Due erano nordamericani, Stati Uniti e Canada, e poi c'era il Giappone. Questi erano i sette paesi più importanti del mondo nel 1975. Se fra 10 anni andassimo a rifare il G7 sulla base degli stessi criteri di allora, con i ritmi di crescita di oggi, non ci sarebbe tra i sette nessun paese europeo. La Germania sarebbe l'ottavo, noi saremmo attorno al 13° posto. Ci avrebbero superato Brasile, India, Cina ci ha già superato, Messico, Indonesia, tutti i paesi che hanno di fronte a noi, a differenza di noi, hanno chi 300, chi 250, chi... e noi rimaniamo con i nostri 60 milioni di abitanti e con il nostro ritmo di crescita così basso. Quindi, detta in sintesi, il tema di fondo è, anche di questa campagna elettorale, che cosa noi vogliamo dire ai nostri figli e cosa pensiamo di dire ai figli dei nostri figli. Noi vogliamo un mondo nel quale l'Europa non sia in grado di far vincere questi valori? Vogliamo un mondo nel quale tutti divisi tra di noi questi valori finiscano per essere messi alla mercé rispetto ad altri che hanno oggettivamente altre idee? Basta pensare semplicemente all'ambiente. E noi siamo gli unici, noi europei, che sull'ambiente stiamo facendo qualcosa. Gli altri
non è che stanno facendo quello che è. Qui è la differenza tra quello che noi possiamo fare oggi, unirci vuol dire sapere che fra 20 anni saremo in grado di far vincere o rendere forti quelle idee e quei valori. E qui sta la differenza tra chi fa politica pensando alle elezioni soltanto del giorno dopo e chi fa politica pensando ai propri figli e ai propri nipoti. È la differenza tra i politicanti e gli statisti, è la differenza tra piccoli movimenti che vivono un anno come le farfalle e poi muoiono, o grandi partiti di massa popolari. Qual è la nostra storia, quali sono i nostri valori, che sono di per sé collegati a quest'idea che è legata a grandi valori, a grandi cambiamenti, ai grandi cambiamenti della storia, che cambiano in meglio la storia dei paesi. Qui sta la vera differenza e qui sta anche il motivo per il quale questa campagna elettorale è così importante, motivo per il quale non possiamo far vincere i populisti, che vogliono semplicemente dire ciò che non va bene. Anche noi sappiamo ciò che non va bene e noi lavoriamo per cambiare ciò che non va bene, ma noi l'idea di distruggere tutto quello che abbiamo costruito, le tante opportunità, ne ho raccontate alcune, e soprattutto l'idea di fare i passi avanti perché la nostra Europa sia in grado di far vincere i propri valori a differenza di quello che fanno gli altri. Questa è la differenza di fondo. Abbiamo 4 giorni di tempo per far sì che il risultato di domenica prossima sia un risultato di progresso, di sviluppo, un risultato per i nostri figli e per i nostri nipoti, che ci consenta di poter guardare lungo e di poter guardare lontano. Questo è il senso dei giorni che abbiamo davanti. E questo è anche il senso di un grande partito come il nostro, un partito di popolo, un partito che vive l'idea della comunità, come siamo qui questa sera, l'idea della comunità in cui cambiano i ruoli, ma nessuno è lì attaccato al suo ruolo, alla sua poltrona, ognuno è lì a servire le istituzioni, perché ci hanno insegnato, questa è la differenza tra noi e gli altri, che la politica è servizio alle istituzioni, e ci hanno insegnato anche che la politica è soprattutto rispetto per le istituzioni, perché le istituzioni sono qualcosa di molto più importante di ognuno di noi. Questa è una scelta che probabilmente divide radicalmente, ma è anche una scelta, secondo me, che rende molto bello e dignitoso fare politica. Oggi fare politica vedi tanti sputi e tanti insulti, tanta delegittimazione. Io penso che metterla così, girarla così e metterla su questi obiettivi, i grandi valori che abbiamo di fronte, è una grande battaglia che è europea e noi abbiamo a livello europeo tutti i nostri collegamenti che ci rendono questa battaglia una battaglia possibile e fattibile. Quindi mi scuserete se sono stato lungo questa sera, ma questi concetti non sono concetti che si possono sintetizzare in un tweet. Il tweet passa Questi sono i concetti che fanno la storia. Quando la storia del nostro paese è passata attraverso scelte faticose, dolorose, quando De Gasperi ha scelto l'Europa, quando Spinelli ha detto quelle cose che abbiamo ascoltato così forti, quando Moro e Berlinguer scelsero di lottare insieme contro il terrorismo, e quelle sono scelte che non erano sintetizzabili in una battuta televisiva. Però erano le scelte che sono state condivise da un popolo, popoli, partecipazione, e sono le scelte che noi vogliamo oggi mettere alla base della nostra ultima settimana di campagna elettorale e di ciò che faremo dopo domenica. Sono convinto che sarà la scelta migliore per far sì che il nostro paese sia ancora più forte, più coeso e anche più democratico. Grazie. Allora, grazie a tutti.
Grazie.